La villa, costruita alla fine del primo secolo avanti Cristo in riva al lago, si trovava al centro di un'immensa proprietà terriera. Quello che resta oggi appartiene in gran parte alla prima metà del IV secolo d.C. e si pensa che in questo periodo il proprietario fosse Flavius Manius Decentius, fratello dell'imperatore Magnenzio. Da lui deriverebbe il nome attuale della città di Desenzano. In origine, in età augustea, la villa occupava questo settore ed aveva un accesso al lago. Questa parte venne modificata più volte, fino ad essere adibita a zona termale. Questo settore era sia residenziale che luogo di trasformazione di prodotti agricoli, tra cui uva ed olive, che ancora oggi sono un'eccellenza per la produzione di vini ed oli. Quando la villa era ormai disabitata, in questo punto fu ricavata una tomba. All'edificio residenziale si accedeva attraverso un vestibolo ottagonale con pavimentazione musiva. Si passava quindi dal peristilio, anch'esso pavimentato con vivaci mosaici, per poi accedere all'atrio, sulla cui pavimentazione appaiono amorini su barche con canne da pesca e secchielli. Infine si entrava nel triclinio a tre absidi, con una pavimentazione riccamente decorata rispetto a quella precedente. Qui i mosaici rappresentano amorini vendemmianti, animali selvatici e piante, disposti in modo che da ogni abside se ne potesse godere la bellezza. Il viridarium era chiuso sul fondo da un ninfeo. L'acqua sgorgava da nicchie alternatamente semicircolari e rettangolari e defluiva in una canaletta scoperta che contornava l'abside. Dal viridarium si accedeva a tre stanze di soggiorno, anch'esse abbellite da pavimenti in mosaico, con motivi geometrici e floreali. Dal peristilio si accedeva a questa parte della villa, dotata di una camera a due alcove ed un altro impianto termale. I dati archeologici portano a supporre che l'abbandono della villa fu causato da un violento incendio.